Dagli studi di Radio Free Station, buon pomeriggio. Ringraziando gli ascoltatori, tutti, il Salotto di Mirtilla, la rubrica settimanale radiofonica, presenta oggi Gaspar Capparoni. Ladies and gentlemen, Mirtilla! Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio Free Station. Sì. Ci siamo. Lui pronto? C'è. Pronto, mi senti? Pronto? Sì. Mi senti? Sono qua io, Tu sei lì, noi siamo qui nel mio salotto, io e Laura. Ciao Laura. Ciao. Pronto? Anthony, ciao Mirtilla. Sì. Buonasera a tutti. E poi abbiamo lui, il nostro carissimo Caspar Capparoni. Caspar, ci sei? L'abbiamo pronto? Pronto, io ti sento, noi ti sentiamo. Caspar, noi ti sentiamo. Vediamo un attimino se è il caso di richiamare, perché in questo momento, infatti, non... Allora, richiamiamo di nuovo la persona. Vediamo un attimino, Laura, queste sono le, sono le cose belle della diretta, no? Che ti fanno venire un infarto prima o poi. Però diciamo che va bene. Abbiamo le spalle grosse. Sì, noi abbiamo le spalle grosse e quindi vado a rifare di nuovo il numero. Sentivo semplicemente della tipo radio accesa, qualcosa di acceso, e quindi avevo paura che si potesse sentire male la chiamata. Vediamo adesso se riusciamo a riprenderlo il nostro Caspar. Vediamo. Pronto? Eccolo qua, mi senti ora? Io sì. Ok, adesso voi tutto perfetto. Sì. Perfettamente, sì. Perfettamente. Siamo qui in diretta nel mio salotto, e questo è il bello della diretta, Caspar, perché quando succedono queste cose a me viene un'angoscia pazzesca, perché ho sempre il terrore che l'ospite non riesca poi ad agganciarsi, eccetera. Invece con te ce l'abbiamo fatta immediatamente. Ci siamo agganciati. Allora, io credo che Caspar Capparoni sia uno degli attori più desiderati dalle donne italiane, per non soltanto, dico, per la sua bellezza, ma anche per la sua bravura, per tutto ciò che lui ha fatto, per come diciamo noi abbiamo imparato ad amarlo, io in prima persona per il commissario Rex, non mi staccavo mai dalla TV insieme a me, mio marito e mia figlia. Ma ecco, la mia prima domanda, Caspar, come hai iniziato tu la tua attività artistica? È stato un caso fortuito oppure è stata una cosa che tu hai cercato e che hai voluto soprattutto? No, fortuito no, anche perché ormai, cioè, devo andare a rimangare nel passato un bello lontano, perché stiamo parlando quasi 37 anni fa, e quindi... ricordarsi tutto quello che è stato diciamo il primo step è un po' complicato, però devo dire che non è affatto stata una scelta casuale, ma una scelta ponderata e studiata. E niente, io avevo già 16 anni quando volevo fare questo mestiere, poi la scuola permettendo, ho cominciato a fare diciamo un corso di recitazione seria, e poi da lì in poi sono andato via via facendo teatro e cose prima, e poi arrivare di paro passo dove sono arrivato ad oggi. Certo. Quindi è stato, diciamo, un lungo percorso, che a ripensarci così mi sembra che non mi credete, mi è volato tutto con troppa velocità. C'è un personaggio al quale sei maggiormente legato?
No, io da questo punto di vista non ho mai fatto figli e figliastri, io faccio sempre, ognuno mi ha dato molto, tanto, perché è sempre stato uno step di crescita, quindi diciamo che ci sono i personaggi con i quali mi sono molto più diciamo integrato, quindi diciamo che mi sono trovato più addosso, ecco, come può essere stato, non so, Elisa di Vongrosa e come anche lo stesso Rex, no? Sì. Questi sono stati quelli con la quale ho avuto un po' più di affinità, ecco, quel tipo di carattere, con tutto quello. E poi gli altri sono stati veramente molto peggio, come quelli di Cate e quant'altro, però in qualche modo si distaccavano parecchio da quello che era il mio modo di essere, il mio modo di fare, ecco, quindi in qualche modo li ho molto più digeriti, ecco. A proposito del commissario Rex, una mia curiosità che diciamo spesso comunque mi veniva chiesto anche da mia figlia, ma il Rex, il cane, come ha imparato a venire, insomma, in sintonia con te? Perché sembravate, cioè era un tuo cane oppure era un cane, era un attore anche lui e quindi... No, magari questo è stato il mio cane, no, sono cani con i quali lavorano Disney e quant'altro, sono cani veramente per addestrati, per bravi, per costosi e quindi diciamo che... al di là della sua bravura, di quella dei suoi trainer che lavoravano notte e giorno su questo cane, che poi in realtà non era uno ma era per un cinque, dove ognuno aveva poi una mansione ben precisa, anche perché lavorare 9 ore al giorno un cane con attenzione e quant'altro non è propriamente un discorso facile, quindi bisogna avere anche la possibilità di poter alternare certe situazioni. Diciamo che per l'attore principale era uno che prestava il suo volto, il suo, diciamo, come quando l'attore fa un action movie e ha le controfigure e poi lui fa il resto, ecco, un po' in quel senso là. Okay. Però diciamo che il cane proprio era un cane molto particolare. E con lui ho raggiunto un'affinità che ha detto anche dalla trainer che aveva, insomma, fatto quasi tutti e 15 anni di ex, è stata una cosa molto unica, ecco, diciamo, certo, in tutti questi anni. E quindi siamo arrivati a un punto dove io non ero, cioè, poi non c'era neanche quasi bisogno del trainer perché andavamo in sintonia proprio automatica, ecco, questa era un po', ed era una cosa che mi ha molto fatto piacere. Poi quando poi diciamo che 5 anni fa è morto, mi è sembrato un po' come se mi fosse diciamo morto un parente, un amico caro, un qualcosa di veramente stretto, e mi ha sofferto parecchio. Però come dice, il tempo passa e si può andare avanti. È stato veramente, perché mi ricordo che l'ultima volta che l'ho visto è stato su internet, su tipo un video messaggio, e lui con la zampa mi toccava sullo schermo, ecco, questa, quindi è stata una cosa un po' struggente, ecco, lo immagino. Minosa. Laura, mamma mia, mi stai facendo vedere i brividi. Sapere no, sì, no, io ho avuto un pastore tedesco, quindi so che cosa stai dicendo. Lo so perfettamente, quindi non era certo addestrato come Rex, però lo ricordo. No, gli animali sono tutti addestrati e addestrabili, e poi in qualche modo hanno una loro sensibilità, una loro animalità che li rende unici, capito? Sì, non, lui era semplicemente un altro figlio, quindi questo bastava e avanzava, cioè a me è bastato ed è avanzato, quindi con tutto quello che comporta avere un figlio, quindi è stata veramente una cosa importante nella mia vita, e quindi capisco perfettamente quello che stai dicendo. Sei, a parte, hai fatto una
marea di cose, lo posso dire? Certo. Teatro. Sì, ma sei stato proprio ricchissimo, nel senso, hai spaziato molto. Ho spaziato molto con le esperienze, ho sempre fatto quello che più o meno desideravo, ho fatto delle scelte anche molto dure, anche molto rigorose, perché a volte sono delle carezze, vanno più con i nocchi, quindi di conseguenza mi sono, diciamo, anche molto autolimitato su molte cose che preferivo non fare, quindi, però devo essere sincero, è valso la pena, cioè, quindi per tutto sì. Quello che ho fatto in tutti questi anni, diciamo, tutto soddisfatto. È sempre stato un qualcosa di qualitativamente apprezzabile, non hai preso la prima cosa che capitava. No, quello no, poi diciamo che qualsiasi cosa che faccio la faccio sempre con grande impegno e con grande dedizione, quindi per quanto la cosa possa anche non sembrare il massimo, poi alla fine l'esito è sempre il migliore rispetto alle aspettative, a quello che si andava a fare, quindi dipende anche molto da come si ascoltano molte cose. Certo, se fai una cosa che decidi di fare, è chiaro che l'impegno è diverso da cosa subì, è normale. Quindi, come sei arrivato? Io arrivo subito all'ultima cosa che fa. Come sei arrivato all'Isola dei Famosi? Perché quella è un'esperienza bella, forte. Sono anni che mi perseguitavano. Io avevo sempre detto di no perché ero molto impegnato, avevo molte cose a cui pensare, e quindi per un motivo o per un altro ne sono sfuggito. Poi un giorno gli ho fatto una proposta indecente, l'hanno accettata. Loro l'hanno accettata, e allora ho detto, guarda, io speravo dicesse di no, e invece hanno detto di sì. A quel punto ho guardato un aspetto non solamente venale, ma ho anche cercato di capire che cosa potessi trovare dentro questa esperienza, e l'ho presa come una prova mia personale di poter tentare di fare un discorso completamente diverso da quello che è sempre stato l'Isola dei Famosi, che è una specie di Grande Fratello su un'isola. Sì. E invece io l'ho completamente ribaltata, mettendo al punto, diciamo, il focale della questione la sopravvivenza e la convivenza propositiva. Gli altri erano purtroppo di un'altra opinione, continuavano sempre su quel filone lì, però alla fine io non mi sono fatto coinvolgere più di tanto da quelle dinamiche, molto da Grande Fratello. E per quello che ho fatto mi sono molto soddisfatto, perché ho fatto quello che in teoria andava richiesto, ovvero fare sopravvivenza, conoscenza di se stessi e degli altri, e di essere propositivi, quindi dare messaggi propositivi e non proprio quelli, diciamo, poco edificanti che danno in genere questi reality o queste situazioni di questo genere. E sei stato te stesso come sei sempre? Ah, sempre, certo, quello è ovvio. Nel bene e nel male cerco sempre di essere quello che sono e di mantenere quello che sono, non cado mai nei tranelli o nelle congetture o nelle, diciamo, in quelle trappole che hanno per poter in qualche modo, no, usarti al loro uso e consumo. Io non mi sono mai fatto usare da niente, da nessuno, anzi semmai il contrario, e quindi di conseguenza è stata una bella lotta. Una notte tra titani, ma mi sono sempre strafegato, ecco, e sono andato dritto per quello che era il mio percorso. Ci hanno provato tutti i modi, di tutti, dandomi del sessista, dandomi dell'egoista, a me non capivo dove volessero parare, però dandomi del tuttologo, dandomi del presuntuoso, mi hanno dato di tutto. Per cercare di smuovermi, no? di far uscire una parte di me che forse chissà che cosa pensavo fosse, invece non me ne sono strafilato, sono andato diritto
per quello che era il mio impegno, per quello che era la mia scelta, ho tirato fuori le parti più positive di me e di quello che era la parte, diciamo, secondo me, positiva del programma, perché il programma che mi significa anche delle parti positive, poi è il viaggio autorale che vogliono dare gli autori che è sbagliato, infatti io già glielo ho detto, guardate ragazzi, voi state completamente sbagliando il tiro perché state facendo un grande fratello su un'isola, certo. E questo non è contemplato in un reality di questo tipo, dove invece il focus di tutto è la sopravvivenza e la capacità di interagire con gli altri nei momenti di difficoltà e tutto quant'altro. Invece quelli andavano in cerca di una lite continua, di verbi o di cose anche magari poco gratificanti. Pensi che fosse un modo per distruggere, distruggere tra virgolette, una persona che comunque temevano. No, loro non lo fanno per distruggere, cioè, nel senso sì, sono fatti intelligenti perché quello che hanno fatto anche al povero Riccardo Fogli, insomma, fa capire che non c'è una grande intelligenza dietro tutto questo, no? Soprattutto grandi propositi di grande televisione a livello anche conduzione autoriale di grande spessore, perché non sarebbero mai accadute cose di questo genere, di passa veramente televisione. Esatto, quindi, ho sconvolto tutti sinceramente questa aspetto. Sì, ma veramente, a me la cosa che mi ha sconvolto più di tutto è stata veramente la mancanza di professionalità da parte di chi conduceva la questione, di chi aveva in mano tutto per poter capire che era un errore enorme, siccome queste cose sono registrate, vengono viste, visionate, quindi anticipatamente analizzate. Insomma, a voi andare poi in trasmissioni di altre trasmissioni e dire ma io credevo, ma io l'avevo visto, ma non pensavo che, oppure ma no, non sapevo, perché sai, qui sarà fatta una cosa ignobile, in mancanza, perché capisco se all'interno della reality avviene un qualche cosa particolare, tu sei parte di un show, avviene là dentro, quindi ne sei partecipo, e quindi a quel punto si può anche, no, toccare certi argomenti, ma se è una cosa vecchia passare nulla a che vedere con il format, con il programma, con quello che è giusto per poter delegare si muove chissà quale tasto, una cosa del genere, ecco là, questo fa capire che forse ci sono dei grossi problemi a livello proprio autoriale e conduzione. Ognuno può fare, poi alla fine la rifanno, quindi vuol dire che alla fine, nonostante non abbia avuto dei grandi picchi del conto, tutto ciò forse alla fine è quello che meno conta nella loro idea di ciò, perché se fosse diviso da me avrei mandato tutti a casa e chiuso tutto, però vabbè. In queste cose vedo la tendenza a sfruttare il filone del gossip, No, non è neanche gossip questo. No, dello scandaletto, non so come definirlo, però ultimamente vedo questa tendenza in quasi tutte le trasmissioni. Perché ormai, siccome devo dire che bisogna ringraziare sempre qualcuno che è stato, diciamo, no, che ha aperto queste danze, meglio non innominabile, quindi non si può neanche citare per altri motivi. No, grazie a questo personaggio che da più di 30 anni che ha creato questo spazio all'interno della televisione e ha fatto sì che alla fine noi italiani diventassimo dei wire di bassa lega, sì. E stiamo lì a godere di litigi, di ossie, di pervenuti, di personaggetti, no? Di quarto ordine che stanno lì a smuovere le acque e cose del genere, che alla fine a intrattenere. Ormai siamo abituati non più a un intrattenimento di un certo tipo, ci siamo abbassati a questo linguaggio, e chi lo vuole perseguire lo persegue, altri come me, non so quanti altri, vanno oltre e cercano altro. Certo. Però alla fine
se uno ci pensa, questo è quello che è la televisione italiana di oggi, appunto. Che purtroppo non hai neanche alternative, perché ma le alternative perché non è che nelle altre televisioni non ci sia tutto questo, ci sta, però non c'è solo questo, c'è altro anche, mentre da noi c'è soprattutto questo, esatto. tocca succiacciolo o spegnere come faccio io, esatto, oppure cambiare canale, canale cose. Mi guardo Netflix, mi guardo programmi tecnologici, sport, tante cose che ci sono, volendo. E invece parlando di Ballando con le Stelle, una bellissima trasmissione che ancora oggi fortunatamente c'è, perché comunque si scoprono alcuni lati di un attore, di un cantante, di un comico, e quindi automaticamente la gente che è curiosa vuole vedere se effettivamente riusciranno o meno a fare quei passi che l'insegnante, ecco, perché insomma il ballo non è da tutti. Quella come è stata come esperienza, considerando anche il fatto che tu sei stato insomma il vincitore, che ricordi hai di quel... Al di là del fatto che abbia vinto o meno, è un'esperienza molto bella, nel senso che chiunque, anche per chi non ha esperienza di ballo o cose del genere, perché ti mette in un contesto di artistico, perché in qualche modo lì si sta facendo qualcosa di artistico, di show, di spettacolare, ora a vari livelli ovviamente, perché chiaramente non tutti hanno la stessa, no, potenzialità. Anche lì io spero che continuino a dare come protagonista il ballo in senso assoluto, senza cadere in quelle facili, come dice, quelle parentesi che vanno a toccare magari corde anche lì scandalistiche o provocatorie, cose del genere, che secondo me non servono e che hanno sempre reso unico questo talent, perché in qualche modo il soggetto, diciamo, il protagonista di tutto quanto è il padre, e chi ama questo tipo di programma lo ama e lo guarda al di là di tutto per il ballo, e quindi se il protagonista rimane il ballo, per quanto ormai sono, non so, mi ricordo 11 anni, 12 anni, non mi ricordo, che questa trasmissione è diciamo nel metro, bisogna avere la pazienza e il coraggio di mantenere le cose propositive, variando all'interno magari di generi che si possono aggiungere a quelli che sono stati già nel passato usati, però senza snaturare e quindi cadere in quello che può essere la facile provocazione di magari una ricerca a qualcosa a tutti i costi, di gossip scandaloso, creare chissà quale cosa. Io spero che proseguano così, che questa volta trovino quei personaggi anche che possano essere utili al ballo, nel senso che ora al di là dei nomi dei personaggi che si vanno in cerca, bisogna poi cercare di dare, no, spettacolarità a tutto, certo, quanto, quindi cercare di trovare persone più probabili, capaci di diventare, diciamo, ballerini tra virgolette, di quanti magari poi possono anche essere simpatici o che ne so, no? Essere non so come dire il termine usato, però siamo capiti, ecco, il senso è cercare più personaggi in qualche modo che possano veramente, ecco, trasformare quello che si sta facendo lì, di quanti invece magari lo fanno in maniera piuttosto approssimativa. Faccio un esempio, l'edizione nostra era stata molto da questo punto di vista molto più competitivo rispetto a tante altre che ho visto successivamente, che invece l'ho vista più così, come si dice, più un po' so, ecco, sono dove c'erano personaggi che erano meno probabili ballerini, ecco, rispetto a quello che invece una competizione un po' più affiatata può rendervi interessante.
Senti, hai partecipato anche a Tale e Quale Show. Quando hai scoperto la tua voce? Diciamo l'ho scoperta lì, perché io cantavo tutti al bagno, cantavo quindi sotto una doccia, quindi dice che quando mi hanno messo lì, a parte che lì veramente anche mi hanno cercato parecchio, io ho detto di no ogni volta. Poi Carlo ha insistito in maniera molto esagerata, e allora a quel punto quasi inconsciamente, quasi cosciente, oltretutto ho detto di sì, ho patito le pene dell'inferno, anche lì ho studiato tanto, anche lì mi sono ammazzato, mi sono lesionato il diaframma, ho fatto andavo subito bene per i traumi, ecco, diciamo, però è stata un'esperienza anche lì molto bella, molto unica, e niente, ne sono felice di averla assaggiata, di averla provata. Qual è stato il personaggio che ti ha dato maggior lavoro, sia nella voce che nel trucco? Perché sappiamo che lì ci sono ore e ore e ore di trucco prima di andare in scena. A parte David Bowie, diciamo che era quello un po' più vicino a me in tutto, è quello che è stato più problematico. Madonna, ma ce ne sono stati parecchi, perché poi alla fine io quelle 5-6 ore me ne sono sparato di sala d'occhio, quindi alla fine diciamo che erano tutti molto impegnativi, ma più che per me erano impegnativi, perché io più che stare fermo e annoiarmi o addormentarmi per risvegliarmi un altro, non facevo. E quindi diciamo che forse quello più impegnativo è stato come si chiama lì, per me è più nome lì. Allora, se non ricordo male, ce ne sono stati diversi comunque. Sì, ce ne sono parecchi, però diciamo hanno fatto volare Modugno, quindi Modugno può essere bello impegnativo, ma hanno messo la ciccia a tutte le parti, hanno cambiato in tutto e per tutto, sì. Pensando ai tre programmi a cui tu hai partecipato, quindi Ballando con le Stelle, L'Isola dei Famosi e Tale e Quale Show, dove hai sentito maggiormente l'affetto del pubblico? Se c'è stato un programma dove ti sei sentito più amato? Diciamo che sia sull'isola non puoi sentire niente, perché sei da solo, te stesso, non c'è. Poi io ho qualche dubbio mio, nel senso che io ho avuto molti così, cioè, punti interrogativi sulle votazioni, sulle cose, però chi se ne frega, non me ne sono mai sempre strafregato, perché io sono andato avanti per la mia strada come se stessi in un'isola e basta, quindi non anche se fosse uscito il secondo giorno non mi sono mai posto un dubbio, una domanda o chissà che cosa, non mi interessava. Un giorno, un anno, tre secondi, era la stessa cosa per me. Diciamo che i programmi al quale ho trovato molta più affinità, con tanto, per tutto, affetto e tutto, è stato Ballando e poi Tale e Quale, in questo ordine qui. Intanto arrivano i saluti da parte di Sabrina, che ti manda un saluto particolare e complimenti, complimenti alla mamma e giustamente anche al papà per aver fatto un fiore così bello. Vederti di persona è come sei in televisione, sai, tante volte gli attori cambiano un po', no? Invece tu sei sempre qui. No, mi ha detto da vivo è molto meglio, ha detto sempre. Signora, da vivo da sempre è meglio, mai da morti.
comunque ho trovato la vostra fotografia, poi semmai la mandiamo anche al nostro Caspar. Il 26 gennaio del 2017 vi siete incontrati. Ah, ecco. Ah, sì, ci siamo. Ho detto, ho avuto questa grande fortuna e sinceramente l'ho fatta vedere a tutti, perché insomma era stato un bel incontro. Vabbè, penso, è una bella circostanza avere questi ragazzi, veramente veramente ti colpisce. Sì, pensi di, io spero di invitarti di nuovo nel nostro istituto. Non ho capito, scusa, c'è stato un momento di metallo. Eh sì, scusami, ma è Skype che ogni tanto fa le... Lo so, le ditte. Sì. E niente, posso invitarti quando comincerà l'anno scolastico, ovviamente, di nuovo a fare un saluto nel nostro istituto? E per quel motivo no, ben volentieri, non è assolutamente un problema. Perfetto, allora sì. Dopo mi prendo il tuo contatto e ci metteremo. Ecco, però io vorrei, visto che ne abbiamo parlato prima quando non eravamo ancora in diretta, che appunto il nostro Gaspar ci parlasse proprio di questo progetto che è nato alla Dispoli e che sta andando avanti logicamente. Sì. Ecco, come nasce innanzitutto? Ma nasce perché... Diciamo che io credo che per una persona che ti ha dato, ti ha in qualche modo regalato, no, la sua professionalità, la sua conoscenza, ci debba essere poi una successione di queste opportunità che tu hai ricevuto. Quindi tu in qualche modo devi anche dare, non devi soltanto ricevere in qualche modo, no? Esatto. Quindi dare quello che ha insegnato, secondo me, anche un po' in qualche modo il problema che viviamo, che è ancora il nostro, diciamo, mondo dello spettacolo vive come problema. Cioè, noi abbiamo avuto grandi maestri, ma poi una volta spariti questi maestri, tra virgolette, non troviamo dei sostituti all'altezza che possano in qualche modo, no, sostituire quello, certo, che è stato in passato. E questa cosa qua un po' mi ha sempre fatto pensare. Siccome ho avuto grandi maestri nella mia vita, a quel punto ho detto, perché non dare quello che hai ricevuto in tutti questi anni a qualcun altro che non è più, per essere per forza necessariamente un futuro attore, ma magari una persona che possa anche apprezzare quella che è magari l'arte della recitazione, e non solo, perché poi per tutti può essere l'arte, ma in realtà può essere anche un modo per conoscersi meglio e per poter affrontare anche le proprie attività, che non è che qualcuno debba fare necessariamente l'attore. E da qui è nata questa sorta di collaborazioni e è andata avanti. Poi quest'anno non so se ci sarà l'opportunità, perché ci sono dei grossi impegni di lavoro che mi porteranno un po' fuori, e quindi è un po' problematica poter essere in due posti nello stesso momento, e l'attività ancora è una cosa che io, per quanto ci possa provare a lavorarci sopra, ma ancora non mi riesce, dovevo provarci ancora un pochettino di più. Però diciamo che stavo pensando che sul territorio si fa anche molto poco, da questo punto di vista non si fa nulla. Bravo. Molto poco sarebbe già un qualche cosa, cioè, sì. Ecco, oltretutto tutto questo, non si dice che tutto questo sarà fatto senza il contributo di niente da parte, certo, della regione, tanto meno del comune, di nessuno, e quindi alla lunga diventa anche una cosa molto dispendiosa e anche onerosa e anche faticosa. Quindi, esatto, voglio dire, per far venire persone di un certo tipo bisogna anche spendere un pochetto, e quindi di conseguenza dare anche l'opportunità a chi viene di imparare veramente qualcosa di interessante. Però siccome stanno sempre vista un po' come una cenerentola questo tipo di cosa,
non danno spazio nella politica, tantomeno se ne fischia, e pensa che la cultura sia forse ascoltare un comizio, forse che ne so, sia un film al cinema, oppure che ne so, siccome le scuole oltretutto, che dovrebbero essere loro che prima incentivare questo tipo di discorso, no? Per poter certo. aiutare i propri allievi, oltretutto, perché sarebbe anche un aiuto proprio a loro, fin da piccoli, e invece questo discorso non si fa. La scuola si studia e basta. E lo studia, studia ore e ore, ma non si sa perché. Scusa, l'hai detto tu prima, mancanza di mezzi. Sostanzialmente quelli. Ma non è vero che sono soltanto mezzi. Diciamo che c'è una mancanza vera di volontà e di organizzazione. Siccome si spendono un sacco di soldi per cose inutili nelle scuole italiane, ma tante. Io ho visto veramente sperperare soldi inutilmente su cose che potrebbero anche non esserci e quindi non creare chissà quale problematica. Invece alla scuola si vedono cose un po' allucinanti, del tipo lo sport non si fa più, perché lo sport è visto come se fosse un fatto dissociante dallo studio, invece non è vero, anzi lo sport è quello che aiuta a socializzare, quindi è una materia che le scuole devono in qualche modo fortificare, no? Certo. Invece è vista come quasi una perdita di tempo e usurpatrice di forze per poter studiare, non è così. I giovani non fanno più attività sportiva, stanno tutti i giorni alla PlayStation, stanno, cioè li preferiscono vedere lì davanti a un tablet. È che vero. Anziché stare magari a fare sport, o magari fare un'attività ludica come quella del teatro, quella o disegno, musica, o tante cioè cose che in qualche modo arricchiscono la conoscenza, l'apertura mentale di un allievo. Invece si preferisce studiare tutti quanti i giorni, le parti, tutte belle cose che alla fine, se vai a guardare nella somma di tutto quello che tu otterrai, sì, okay. Quanto un 50 di tutto questo, perfetto. Poi che cosa hai a livello sociale, che cosa gli hai creato, che cosa gli hai dato come opportunità, quale tipo di interazioni ci hanno con gli altri? È meglio starsene su un tablet e studiare cartucce e quant'altro, oppure è bene dare più opportunità ai giovani di poter aprire lo spazio mentale per poter poi anche studiare cartucce e tutto quello che c'è? Certo. E purtroppo questo non viene visto, come perdere di tempo, tutto ciò che esula da quello che in qualche modo è lo studio in classico, tra virgolette, cosa non è so per farmi capire. Sì, sì. C'è bisogno di una rivisitazione di tutte le attività, siamo i primi a dirlo, insegnanti, purtroppo. Ma io penso che siamo diventati un paese in cui l'educazione civica è stata tolta lontanamente negli anni fino agli 80, una cosa del genere, esatto. Per poi adesso stare a ripensare di doverla rimettere, perché hanno capito la stupidaggine che hanno fatto, perché pensavano come fosse una perdita di tempo insegnare che non bisogna imbrattare, fare tutto, cioè perché e poi fare danno a casa. No, poi tra le tante cose si fa è che i nostri ministri, che sono lontani dalla scuola anni luce, non mettendo mai piede in una scuola, ovviamente non sanno quello che si fa effettivamente dentro la scuola. Certo, tu parli bene, progetti sport, musica, noi ce li abbiamo questi progetti nel mio istituto che è la Dispoli 1, con un piccolo contributo dei genitori, che è assurdo se ci pensi, perché lo sport e la musica sono materie curricolari, quindi... Però... quello che anziché tenerli fino alle 2 del pomeriggio, farsi guardarsi oppure... fare il pomeriggio lì a guardarsi e a ripetere magari ancora altre volte altre ore di matematica, di quant'altro, sì. Perché io mi ricordo che ai tempi miei nel pomeriggio si facevano i compiti,
si vede uno sport e poi tornando a casa passare il tempo con i tuoi amici, con i genitori e tutto questo. Quindi tu avevi la mattina, che facevi l'orario scolastico normale, cioè la mensa, poi avevamo il tempo per addirittura fare un pochetto, ci mettevano a fare i compiti loro, fatti i compiti avevamo il tempo per giocare a basket, per andarci al cinema lì che avevano un cinemino, e poi ci venivano a prendere i genitori alle 6:30 e andavamo a fare intrattenimento con amici, cose, cioè avere una vita. Gli allievi, io vedo i miei figli, non hanno una vita, non hanno una vita perché non hanno il tempo per crearsi una vita, se non stanno attaccati qua, perché tornano alle 2 della scuola, è il tempo di mangiare, è il tempo di farti quelle 3-4 ore di compiti perché ti riempiono come se fossi non lo so che cosa, e alla fine la giornata è finita perché non c'è più il sole, non c'è la luce, e il tempo, i bambini sono stanchi e allora non possono fare più attività fisica, non possono fare questo, conseguenza si piazzano davanti al televisore. Bravo, magari il televisore. Parlo di schermo. Perché se c'è questa televisione, ciò sarebbe una cosa. No, sì, sì. Davanti al computer, davanti a questa cacchio di PlayStation. Cioè allora io vedo nulla, zero, vedo niente dietro questi ragazzi. In piccole realtà come Cerventri e la Dispoli sarebbe una cosa fattibilissima, perché ovviamente una grande città con i pericoli che comporta, sono piccole realtà che possono, che danno molto spazio, cioè se ci fossero le strutture potrebbero dare molto, molto di più. Faccio un esempio, mio figlio balla, canta, fa musical, ha 10 anni e lui partecipa a una scuola settimanale di 14 ore, va bene? Settimanale. Lui per fare questa attività, che non è dire dato l'altro da pallone e passa, no, è qualcosa di più, deve rinunciare a tante ore di sonno, tante ore di riposo, perché se no tra la scuola che non gliene frega niente che lui poi va a fare un'attività ludica di questo tipo, no? Mi dice a me non interessa, queste sono le regole per studiare questo, non è che dicono aiutiamo l'allievo a poter fare uno e l'altro, no, allora non è, anzi se uno gli va a dire guardate che forse sarebbe bene che diate un po' aiuto a questi ragazzi, no? Loro ti guardano e a noi non interessa questo programma, noi andiamo dietro il programma e finisce, il bambino deve solo studiare per noi. Sì. Esatto. E io ho detto perché non è considerato un'attività a livello agonistico, perché sennò avrebbe le sue agevolazioni. No, uguale. Uguale? No, ci sono. Identico, non gliene può fregare di meno. Queste sono le ore, questi sono i compiti, lui deve presentarsi, non gliene importa niente. Non è lo sport o ludico, musica, non gli interessa nulla, per loro quello che conta è la scuola, i compiti, gli orari, le presenze, stop, tutto il resto è un in più, se riesce a farlo bene sono niente, non ci interessa. E questo, ripeto, non è soltanto un discorso che capita a mio figlio, capita all'80% dei bambini, per non essere troppo drastico, di tutti quelli che conosciamo. Cioè tutti hanno problemi di potersi in qualche modo confrontare con quello che è il mondo reale della vita di un bambino con quella della scuola. E questo è un dramma. Ora, colpe di chi non lo so, non mi interessa. Quello che io mi interessa è capire che non c'è un investimento sui ragazzi. Non c'è. Assolutamente. Hai detto una gran cosa. Hai detto una gran cosa, perché io tra le tante cose ho visto anche tuo figlio ballare ed è veramente bravo. Quindi lui è un talento vero, per carità, sì, che Dio gliel'ha data e siamo lì e siamo felici per lui. Però ora un talento che può essere mio figlio o qualche un altro,
trova difficoltà a potersi esprimere senza dover in qualche modo soffrire, come se fosse una specie di penalizzazione quello che lui fa. Non deve essere penalizzante la cosa, deve essere incentivante. Cioè, anzi, io, come danno la scuola, insomma, all'estero, in Germania, in Francia o addirittura negli Stati Uniti, se c'è un ragazzo che eccelle, eccelle in, che ne so, in alcune cose, che possa dallo sport alla, vengono incentivati, come dice, aiutati, certo, incentivati. Se è un talento, perché dice, io non è che gli posso tappare le ali perché preferisco che lui faccia questo, punto, finito, non mi interessa. Anzi, loro dicono, questo ragazzo non ha soldi, non ha, come si dice, opportunità familiari per poter assolvere ai college e a quant'altro, però è un mostro, bravo, balla, che ne so, canta da Dio, che ne so, un cestista pazzesco, eh? Io attraverso questo gli faccio fare sia l'uno che l'altro, quindi gli do l'opportunità attraverso lo sport di potersi pagare e con le borse studio e quant'altro, e qui io lo porto avanti. Questo da noi non avviene, da noi gliene può fregare di meno. Loro tutti uguali, questo fatto di uguaglianza, poi in qualche modo, che è la peggiore bestialità che si è mai sentita, perché poi non tutti, non siamo uguali, perché se fossimo tutti uguali, allora non siamo tutti uguali, c'è chi ha grandi opportunità e non ha opportunità di poter essere lì perché magari non è fortunato da un punto di vista della famiglia o cose del genere, e bisogna aiutarli. Poi c'è chi magari ha grandi opportunità e sta lì per essere tranquillo, senza nessun tipo di problema, quindi non siamo uguali. Se fossimo tutti uguali non ci sarebbero più problemi. Certo. Invece questa idea di uguaglianza così, di questo buonismo così, di queste cazzate così, e io rimango lì, guardo e dico, non è questo il sistema che mi riconosco, non mi riconosco in questo tipo di gestione. I ragazzi, certo, devono essere incentivati, devono essere propositivi, devono essere propositivi per loro, fargli sperare che c'è qualcosa di positivo. Invece questi ragazzi non sanno. Io vedo mio figlio, quello grande, quello 17 anni, quello bottizzato, sta con questo cazzarolo di un tablet e cose del genere. Hanno una faccia apatica. Infatti. Chissà che si deve svegliare la mattina per andare a scuola, tornare alle 2, mettersi a studiare. La routine, sono già inquadrati in, una, in uno schema. E non c'è entusiasmo. Io mi ricordo che quando c'erano questi nostri professori, che erano veramente professori molto particolari, e si entusiasmavano nell'andare a portare anche un argomento che magari era pallosissimo, per loro trovavano la chiave per rendertela, no, intrigante, tutti dovevi interessare. L'inglese, no? Sì. La lingua, bellissima. Perché si insegna l'inglese così nelle nostre scuole? Perché deve essere una insegnante italiana e non di madrelingua, certo, perché? Per quale motivo? Perché dobbiamo dare lavoro alle persone? Vabbè, ma non c'è un cacchio. Una madrelingua che sappia parlare in italiano, ma che parla in madrelingua, che parla in inglese, potrà dare qualcosa di più, no? Certo. Una professoressa che magari è con tutto rispetto italiano, per quale parte d'Italia, per quanto brava, non ha le stesse opportunità. E poi l'interattività ogni giorno si può avere in inglese, cioè, perché bisogna stare su quel cacchio di libri e farli stare come se stessero su un campo di concentramento, su quel cavolo di libri? Ci sono tanti modi per insegnare, portali a teatro a vedere una commedia in inglese, portali, che ne so, ci sono modi diversi. Fai interattività facendo arrivare i ragazzi dall'Inghilterra, li fai andare lì, li fai stare e viceversa. Cioè, c'è un attimino di cose che stimolano, e non è soltanto una questione di soldi, perché ripeto, preferisco fare una cosa così che 20 vite del cacchio che non fai niente, che i ragazzi non sono interessati a niente, invece magari mi fai una cosa, una all'anno, che possa spaziare. È questo. Sì, certo. Senti, tornando a te, progetti futuri.
Beh, diciamo che ci stanno tanti, come ho detto prima, si fa un film cinema con la mia regia che sto portando avanti, sta una serie molto importante che stiamo cercando di uscire, ma è una serie internazionale, se Dio vuole, sembra che siamo quasi arrivati al punto di ripartenza. Poi c'è il teatro che inizierà a gennaio, quindi è la seconda parte della stagione, che farò questa commedia si chiamano Quei strani vicini di casa, una commedia di Gay, che è un autore spagnolo, molto, una commedia molto carina, con Laura Lappuada e me. Tanta roba, quindi ci sarà da fare, c'è tanto da lavorare, da prepararsi, e quindi siamo contenti perché così torniamo al teatro. Torniamo al teatro. Cioè così avremo modo e occasione di rivederti anche al cinema, in televisione, dove in teatro. Avremo modo, in teatro tutta Italia, quindi tra nell'arco delle due stagioni sopremo tutta l'Italia, quindi avremo modo. Certo. Senti, hai tu le tue pagine, no, di Instagram, dove credo che tu sia attivo e sei tu che segui praticamente la tua pagina, o sbaglio? No, sono io, anche perché, come vedete, non è che sono molto attivo, nel senso, però lì possiamo seguirti, certo. Sì, sono poco social, diciamo. Social, ecco, io faccio il mio sindacale, infatti basta vedere, non è che sono uno che posta cose molto strane, o sono molto molto classico, forse troppo classico, sono molto sobrio, ecco, nelle mie cose, non me ne può fregare di meno se c'ho 30.000, 100.000, 5 o cose del genere. Quello che mi interessa è stare lì, perché mia madre, mia sorella, tutti mi dicono: no, si sta, ci stiamo, e quindi lo faccio così, ma se no non è che sono un amante del social. Ho tutte le, diciamo, Facebook, volevano farmi aprire una pagina, l'ho aperta, ma non mi piace, perché preferisco sempre seguire tutto io. Io seguo sia Facebook, sia Twitter, sia Instagram, sia, che ne so, aiutatemi a dire qualche altra cosa, mi sono dimenticato. I principali sono quelli. Sì, diciamo che sono io che seguo tutto, leggo, non sempre ho l'opportunità di rispondere, perché, vi ripeto, non è che sono 10 persone che ti chiamano, infatti ti scrivono e basta, a volte sono veramente tantissime, la cosa mi fa piacere, e a volte cerco di rispondere se riesco personalmente nei limiti del possibile, altre volte non mi riesco, però ecco, io, per quanto a volte le persone ti instigano, dicono: ah, non sei tu, sei quel solo, ah, ma perché, magari ti offendono pure per vedere se rispondi, no? Sei tu. Sono io. E quindi quando dice: ma sei tu? No, non sei tu, sei chi è che ti segue? Chi mi segue? No? Sono io. Io mi giro, sto da solo, poi non lo so se c'è qualcuno che mi segue. Però voglio dire, io sono fatto così, sono molto io. Certo. Senti, vuoi salutare i nostri ascoltatori così, a modo tuo? Che posso dire? Io vi ringrazio di avermi ospitato, e a voi tutti, perché poi in qualche modo sono a casa vostra, perché io sono subentrato in questo momento, e quindi spero di aver passato questa mezz'oretta, non so quanto tempo è passato. Un'ora, un'oretta. Ah, ecco, la faccia, un'oretta. E niente, spero di risentirmi più avanti, magari non subito, ma non so che vive, più che altro, e più avanti magari avrò qualcosa da aggiornare. Esatto, e niente, a prestissimo, un abbraccio caloroso da me, un abbraccione grande e veramente a presto, per parlare delle tue grandi nuove novità, ok? Un abbraccione. Un abbraccio a tutti. Grazie, ciao, grazie infinite, Gaspar.
poi ci risentiremo noi. Okay. Grazie, ciao, grazie mille.